sul studio, l'opera di Picasso da molti anni, ho fatto molte pubblicazioni, quindi voglio dire nel tempo affermo di poter che conosco tutta l'opera di Picasso e quindi voglio dire selezionare un certo numero di opere ha un valore quando tu conosci il tutto, perché ti permette di estrarre quello che vuoi estrarre in una maniera che non sia pregiudizievole nella comprensione, nella pedagogia che la mostra deve avere, perché la mostra non è solo un fatto spettacolare, è un fatto di valorizzazione del patrimonio umano, ambientale, architettonico, ma è soprattutto un fatto pedagogico, un fatto diciamo di aumento della consapevolezza, di aumento della coscienza, perché e questo è il senso dell'arte moderna, cioè di essere un'arte di emozione. E allora tu devi entrare nell'ambito dell'emozione, che chiaramente non ha codice, perché ognuno si emoziona in una maniera diversa da come si emozionano gli altri, però tentare di comprendere quali sono le persistenze, quali sono le innovazioni, quali sono le linee formali di lunga durata e quali sono i poderosi tocchi di improvvisazione. Ecco, qua noi abbiamo scelto una serie di materiali di Picasso che lo rappresentano in tutti questi aspetti. Ecco, in questo senso dicevo la valenza culturale di comunicazione, perché entrare nel linguaggio dell'arte è molto difficile. Però c'è un metodo, il metodo innanzitutto è quello di vedere, ecco, di emozionarsi e poi ognuno con la propria cultura, con quello che la mostra stessa ti permette di acquisire, si costruisce un itinerario mentis ad artem, in questo caso ad Picasso, che gli permette di comprendere, non è che fosse un filosofo, fosse un letterato, lui stava vicino ai filosofi, vicino ai letterati, vicino alla politica, vicino alle grandi idealità del mondo, ma era un uomo molto, diciamo, potrei dire italo-franco-spagnolo, cioè la sua italianità, la sua spagnolità e la sua francesità era fatta di questa grande sensualità che lui viveva. Lui non poteva stare senza avere, faceva bene, no? Senza avere una donna che fosse contraddizione, consenso. Quindi, oltretutto, voglio dire, il senso storico che noi abbiamo elaborato della bellezza è stato elaborato fondamentalmente sul concetto di femminile, perché sul concetto di femminile si è innestato anche il concetto della cultura. Oggi qualche cosa è di assolutamente fondamentale nella storia di tutti noi, e quindi, voglio dire, nell'arte di Picasso io credo che sia l'elemento maggiore di ispirazione. Credo che sia finita l'epoca delle grandi mostre tutte concentrate nelle grandi città o nelle grandi location. Se si vuole promuovere il tessuto più bello, più profondo del nostro paese, bisogna avere il coraggio di rischiare esperienze come questa. Quindi questa mostra diffusa in tre città è veramente un fatto di enorme novità. Già sento delle persone che dicono: ma non sapevamo che Mesagne fosse così bella. Ecco, ci vuole anche il nome di Picasso, e non dico che è uno specchietto per le allodole, ma ci vuole anche una comunicazione di questo tipo per far scoprire anche tutto il resto. Trovate questi eventi culturali verranno risalto alla via a livello internazionale e nazionale? Beh, innanzitutto l'obiettivo è quello di promuovere destinazioni non conosciute, qui parliamo di Mesagne in particolare, che diventa anche capofila di questo progetto. Un progetto che alla fine può diventare anche un esempio per futuri progetti virtuosi che mettono in relazione più destinazioni, più attrattori e più sedi. Qui abbiamo messo insieme il Castello di Mesagne con Picasso, che ha avuto la capacità, un artista del Novecento che non ha bisogno di ispirazione, però ha avuto la capacità di mettere insieme tre amministrazioni, 15 operatori, quindi 15 strutture per dire, il progetto Mice Experience e Working Impulse, qui chiaramente sono presidente, con l'obiettivo di bilanciare questo circuito virtuoso. Siamo fiduciosi, i numeri ce lo stanno già dicendo, i biglietti sono in prenotazione, si vendono, e questo a nostro avviso può essere proprio un
anche per rilanciare appunto il progetto che è un prodotto turistico non innovativo che è un circuito museale e artistico. Trova che grazie a questi eventi la FIDE riuscirà definitivamente a uscire da quelli che sono gli stereotipi sull'ignoranza? Beh, diciamo che per alcuni questo evento in particolare è un evento facile, nel senso che di casa lo conoscono tutti. Per cui proprio perché lo conoscono tutti ha l'obiettivo di cominciare a sperimentare delle grandi mostre in un circuito di network che alla fine danno la possibilità a Pugliese innanzitutto, perché non dimentichiamo che c'è fame di Pugliese soprattutto per noi, spesso dobbiamo tra virgolette spostarci con il turismo anche culturale, poi emigrare con la cultura per l'altro, quindi diamo innanzitutto la possibilità a noi di poterla visitare senza fare troppa strada e al tempo stesso di proporci come una destinazione che è anche in grado di riempire gli spazi culturali tipici delle grandi città. Quindi un doppio valore sia per noi che per i turisti che veramente scopriranno queste tutte le opportunità di esperienza. Il più grande innovatore dell'arte contemporanea viene qui a far visita alla terra dei Messapi, alla terra del barocco, alla terra straordinaria del sole, del mare, del vento, al grande Salento. Per noi un evento senza precedenti. Siamo contenti e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla riuscita di questo evento, a partire dagli organizzatori, dai soggetti privati, dal sostegno della Regione Puglia, dai comuni e dai tanti operatori culturali che hanno dato una mano perché questo sia e perché la Puglia, ecco, ritorni ad essere una meta attrattiva non solo, ecco, per il mare, anche per gli eventi culturali, il patrimonio monumentale che vanta.